Dublino è una città molto attiva. Io mi sono trasferito qui il 15 agosto del 2005, abitavo in Francia. Poi ci sono rimasto perché ho conosciuto mia moglie. Sono passato dall'essere imprenditore con la nostra startup che abbiamo venduto a fine 2017 a lavorare in un settore in cui aiutiamo ad accedere a risorse finanziarie sia pubbliche che private. Una volta che hai acquisito tramite il percorso imprenditoriale tutte queste conoscenze, la prima cosa che vorresti fare, vorresti contribuire a far espandere questo mondo, quel mondo delle start-up. Queste sono aziende che non possono produrre fatturato nel breve periodo e utilizzare i loro ricavi per sostenere la crescita dell'azienda. La nostra specializzazione è avere a che fare con questo tipo di aziende che sono all'inizio del loro percorso, e per poter fare questo tipo di lavoro c'è bisogno di gente che l'abbia fatto, perché queste sono tutte cose che non ti insegna l'università. Il mondo delle startup è un mondo fatto di imprenditrici e imprenditori di qualsiasi età che hanno voglia di portare quella che è la loro tecnologia rivoluzionaria sul mercato. Per poter fare questo percorso c'è bisogno di dedizione, motivazione, passione. Servono milioni di euro. La complessità è altissima, il tasso di fallimento è altissimo, perché non tutte le idee innovative poi raggiungono il mercato. Però i benefici che se ne traggono sono sicuramente, da un punto di vista sociale, culturale e economico, maggiori rispetto a quelli che sono ad esempio gli investimenti diretti delle classiche multinazionali. I rischi calcolati sono minori rispetto ad investire ad esempio in borsa. Si sta venendo a creare una sorta di rivoluzione non solo tecnologica ma anche culturale. I miei orari di lavoro sono flessibili, però a livello quantitativo parliamo sempre di, in questo momento sto lavorando dalle 6 del mattino alle 10 di sera. Qui a Dublino abbiamo tantissimi imprenditori e tantissime imprenditrici italiane che hanno le loro startups e scale-ups di successo. Anzi, devo dire che questi profili tecnici, quando sono italiani, sono particolarmente preferiti e apprezzati, perché il grado di preparazione è maggiore rispetto ai loro pari europei. I consigli che posso dare ad un'imprenditrice o un imprenditore che inizia adesso: uno, di essere focalizzati; due, di capire e lavorare sul problema che stanno cercando di risolvere; tre, di lavorare duro e di mettere la passione, determinazione e dedizione in quello che fanno. Avendo figli che sono nati qui e che si definiscono irlandesi, credo che potrò tornare al momento della pensione. Bisogna essere anche pragmatici, quindi una volta che hai figli che si definiscono e che giustamente sono irlandesi, bisogna seguirli fino a quando uno li può seguire, e poi credo che al momento della pensione cercherò il posto vicino al mare dove godermi la pensione.